Mostre, rassegne teatrali e grandi eventi. La stagione artistica 2024 porta a Palazzo delle Arti Beltrani di Trani un programma ricco di novità. Una stagione artistica veramente molto difficile da descrivere perché sarà talmente ampia, talmente frizzante, con eventi tutti di punta, tutti eventi eccezionali, tutti eventi particolari, tutti fatti di nomi importanti, importantissimi anche a livello ovviamente internazionale. È una stagione che abbraccia tutti gli stili e tutti i gusti, sia dei cittadini locali, ma anche e soprattutto dei cittadini temporanei. Si parte il 26 marzo con la prima delle tre mostre temporanee programmate nel piano nobiliare, che sarà aperta al pubblico fino al 31 maggio, confermatissimo dal 23 giugno, l'atteso Festival Jazz a Corte. Nel cartellone 2024 anche Raffaello Tullo. Con due produzioni diverse. La prima è Contrattempi moderni, che è uno spettacolo che mi vede in scena da solo, che parla insomma di quanto l'uomo si impicci con questo eccesso di tecnologia. E l'altro è Sconcerto, che è uno spettacolo che ha debuttato a gennaio scorso, che vede me in scena nei panni di un direttore d'orchestra strampalato con l'Orchestra Filarmonica Pugliese. Con il successo degli ultimi anni, Palazzo Beltrani si è guadagnato il sostegno prima della Regione Puglia e poi del Comune di Trani. Crescendo, anno per anno aumentano i numeri. L'organizzazione di Palazzo Beltrani rappresenta un po' il fiore all'occhiello di quello che vorremmo, devo dirvi con tutta onestà, replicare anche altrove all'interno della nostra città.